Ciao ragazze, buona giornata. Ecco qui le unghiette della mia amica e questo video l'ho chiamato Fast Refill perché è un refill molto veloce. Allora, se avete guardato già il video precedente e vi ho detto il mio trucchetto, ho fatto un corso con la Kristen Nails, non è un trucchetto, è un metodo. Si fa la limatura tutta alla fine e si risparmia tempo. E questo Fast Refill lo è ancora di più perché oltre a questo metodo di limatura finale sto usando anche un prodotto che si chiama Fast Refill ed è della Trebosi, poi ve lo farò vedere. È un gel molto buono, di bassa viscosità, si lavora molto bene, una colorazione molto bella ed è perfetto per chi ha molta fretta. Qui sto limando con la mia punta fresa nuova della Michelle, io la chiamo Raptor perché passione unghie la chiama Raptor. Diciamo che all'inizio, questa è la seconda volta che la uso, all'inizio un po' così e così perché sono abituata con la punta rotonda, questa un po' smussata, insomma alla fine però bisogna dire va molto bene, molto molto bene. Sto togliendo il prodotto, diciamo il colore, abbasso la punta, ma il gel che avevo fatto già il mese scorso, sempre con questo Fast Refill, è praticamente intatto. Vedete? Qua ho messo un po' il turbo, come vedete, insomma vado un po' più veloce, diciamo, come video, perché ogni volta mi dico no, no, questa volta sarà un video veloce, terrò le riprese più carine, poi alla fine mi piacciono tutte, il video rimane sempre molto lungo, imparerò a farli più corti, continuo a togliere il colore. Poi passo alla mia puntina magica. Questa puntina mi piace proprio, allontana le cuticole, le pulisce. Direi che questa puntina potrebbe anche opacizzare l'unghia, è molto delicata. Io vado ad 8, a 7000 giri e vedete come spinge le cuticole. Io con questa punta non ho mai fatto sanguinare le cuticole, insomma, è una punta molto delicata. Mi piace molto, peccato che non l'ho più trovata dalla Michelle. Domenica l'Open Day ne ho trovata una che è quasi simile, però è fatta un po' più a cono che forse dopo la uso dopo la fine quando ho già opacizzato, dopo quando ho finito di stendere il gel. Vedete come lavora bene sulle cuticole? A volte, se vedete che non sono precisa nel togliere anche il colore, vedete nell'anulare c'è ancora un po' di rosso, non me ne preoccupo perché tanto alla fine, poi quando verranno accorciate, all'ultimo passaggio, quando farò la limatura, tutto andrà via. E anche questo è un trucchetto per fare presto. Passo all'altra mano e qui ci ho messo proprio il turbo, tanto per velocizzare un po'. Vedete questo passaggio, è sempre molto semplice da fare. E voilà. Io ho l'abitudine anche di passare questo non mi ricordo come si dice in inglese, rolling blender. Lucy per le mie mani lo dice talmente bene, ogni volta dico adesso me lo scrivo, ma non me lo ricordo mai. Io li chiamo cilindretti, sono di grana 2,40.
Di solito questo passaggio lo faccio alla fine, ma visto e considerato che ho visto che le cuticole erano abbastanza alte, ho detto taglio le cuticole così faccio anche questo passaggio. Questo è il cilindretto che ho comprato domenica, vedete non è più ovale ma è un po' più a punta, ma insomma anche questo fa il suo quello che deve fare, insomma allontanare le cuticole. Adesso preparo l'unghia, sto usando da poco, mi è appena arrivato, l'ho comprato da Sofia Nails, è una base primer, non servono più i promotori di adesione, è da tu già tutto quanto in un prodotto, è della Nailook, è da poco che lo uso e non posso darvi ancora una recensione perfetta, devo vedere adesso. La mia amica quando arriverà. La stesura mi sembra abbastanza buona. Io metto sempre come al solito poco prodotto e poi col mio pennello che uso solo per la base faccio questi piccoli movimenti per far aderire bene il prodotto, visto che abbiamo appena aperto insomma le lamine dell'unghia. Carico la pallina e vado insomma ad effettuare questo passaggio con questo pennello che è della Crystal Nails. Ecco, questo è il prodotto che vi parlavo, quello della Trebosi, è un fast refill e non è altro che un builder in boccettine invece che in vasetto, è densità direi medio-bassa, si lavora molto bene, ha un colore lattiginoso rosa però tende un po' al trasparente. Vedete, molto fermo, anche se molto liquido, è autolivellante. Potrei dirvi che si potrebbe anche non limare volendo. Ecco qua, io qua ho già fatto tutte le dita, mi sono un po' avvantaggiata e a questo punto io vado a dare forma alle unghie e vado a limare l'unghia, cosa che non ho fatto prima. Questo, ragazze, se ve lo posso garantire. Fatemelo sapere se lo provate, ma sicuramente 20 minuti buoni accorcerete il vostro tempo di refill. È una cosa che mi è piaciuta molto, insomma, di questo corso, perché tutte quante noi abbiamo fretta, abbiamo mille cose da fare, ma magari un'amica ci dice: mi fai il gel oggi, magari avete mille impegni, se la vostra velocità è una buona, diciamo, se il vostro tempo di esecuzione è un tempo breve, le cose sicuramente saranno apprezzate dalle vostre amiche che hanno anche loro molti impegni. Qui effettuo la mia limatura. Ultimamente la mia amica e le mie amiche apprezzano la forma rotonda, poche mandorle, la squadrata quasi più. E questa, diciamo, forma rotonda mi piace, veloce da fare, insomma, mi sembra di farla anche bene e insomma, mi riesce abbastanza bene. Come avete visto, ragazze, io ho effettuato la limatura, sempre quella lì, diciamo, di la limatura per definire la forma dell'unghia, sempre con la mia lima a goccia, la mia lima preferita, la acquisto in soloestetica.it e
ed è della Robin Hills. Mi piace molto, grana 100-180, e la lima che mi fa fare l'unghia come piace a me, insomma. Ormai ho la manualità con questa lima. Sono già passata al colore, della Michelle l'ho preso domenica, è una tonalità, non saprei definirlo, un vinaccia chiaro, un ciclamino, un malva, ma direi un malva molto acceso, insomma non c'è il numero e non me ne voglia la Michelle, ma non posso dire che numero è perché il bollino non c'è, l'ho perso. Vado in stesura, lo passo due volte, un po' liquido, un po' cola, però diciamo che è molto scrivente e una bella brillantezza. Vi lascio alla stesura. Fatemi sapere se qualcuna di voi quest'anno verrà al Cosmoprof, che magari ci troviamo, sarebbe bellissimo, io ci sarò e non vedo l'ora che arrivi, insomma. Ho fatto il passaggio del colore due volte, qua sto già stendendo il top coat sempre della Michelle senza dispersione, mi piace molto, catalizza 60 secondi in lampada, è brillante, dura, non si graffia, io lo amo. Nella dimostrazione di domenica all'Open Day aveva già un altro prodotto che di stesura diciamo è molto più sottile, garantisce anche questo un antigraffio, una durata estrema, ma diciamo che questa consistenza di questo mi piace molto, io andare nel troppo sottile non lo so, io di solito quando mi affeziono a un prodotto è difficile che lo cambio, questo mi è piaciuto molto e proverò anche l'altro, non lo so, vediamo, per il momento devo finire questo. Faccio il mio passaggio col top coat, catalizzo 60 secondi e il lavoro è finito. Io mi sto divertendo molto a attaccare, staccare, mettere la musica, a volte alta, a volte bassa, non mi ci capisco nemmeno io. Spero vi piaccia stare in mia compagnia, io do un bacione a tutti voi, vi ringrazio, iscrivetevi al mio canale e un bacione grosso a tutte, ciao ciao!